faccio queste domande o te le rifaccio. Un'azione così come viene mostrata, ti aspetti che riguardi la città di Mosca? Ti aspetti che riguardi la Russia? Uno stato sicurissimo dove non ti puoi permettere quasi di dire una parolaccia in piazza che arriva subito la polizia. Questi quattro scappati di casa, niente a che vedere con un comando, arrivano con la propria autovettura, cominciano a sparare fin dall'esterno, stanno dentro oltre 20 minuti la struttura e non incrociano mai qualcuno che possa sembrare un poliziotto o che riguardi la sicurezza. Quando sparano, sparano con dei fucili. Hai presente la potenza del colpo che spara un fucile? Non è una calibro 22 il cui buco sul corpo umano fai fatica pure a trovarlo. È un fucile di potenza assoluta. Il corpo, quando, se tu gli spari da qualche metro, viene sobbalzato, viene dilaniato, ci dovrebbe essere spruzzata di sangue ovunque. Non ce n'è una. Ho visto un video, l'unica traccia di sangue che si vede è di quest'uomo sgozzato a terra, dopo che un altro spara dietro a una porta e non si capisce a chi stia sparando. Quest'uomo sgozzato, sgozzato in modo però isterico, dopo che sarebbe ferito a morte a terra e quindi finito da queste 5-6 coltellate al collo, trova anche la forza di girarsi su un fianco. Quella è l'unica traccia di sangue che vedo. Sparano contro le persone e li vedo non si spaventano. Ci sono figure che si alzano come svegliate da un sonno e se ne vanno. Poi ti faccio altre domande. Tutto questo a Mosca. Tutto questo 20-25 minuti, poi ha preso fuoco il tetto, esplosioni sul tetto, come ci fossero state delle cariche, un po' come l'11 settembre. Ora, la struttura è moderna, prende fuoco il tetto e non entra in funzione un impianto di antincendio. Se fosse entrato un impianto antincendio in funzione, avremmo visto immagini del luogo d'acqua, non si vede nemmeno l'acqua. Questi poi escono, scappano e percorrono centinaia di chilometri prima di essere fermati. Vengono identificati, arrestati, e Putin non perde tempo di dire che l'Ucraina aveva creato una finestra di fuga per loro. L'attentato viene rivendicato dall'ISIS. Bene, come del resto, sempre quando serve creare terrorismo